Buongiorno, oggi scopriremo come leggere gratuitamente quotidiani e riviste come ad esempio Corriere della Sera, Sole 24 Ore e la Gazzetta dello Sport direttamente, comodamente sul proprio tablet o cellulare, ovviamente in maniera gratuita con un servizio offerto dalla rete bibliotecaria bresciana. Per prima cosa dobbiamo accedere a Media Library. Lo possiamo fare attraverso la finestra di Google inserendo Media Library Brescia. Ed è il primo risultato, ecco questo è l'indirizzo, oppure possiamo anche scrivere brescia.medialibrary senza il www e in automatico ci rindirizzerà alla stringa rbbc.medialibrary.it. Inseriamo la nostra username e la nostra password ricordandoci di controllare che l'ente selezionato sia Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Clicchiamo su login e andiamo a selezionare il Corriere della Sera all'interno dell'edicola e clicchiamo ora su sfoglia per la lettura di alcuni quotidiani che poi scopriremo. Media Library si appoggia sulla piattaforma Press Reader. Ora potete direttamente leggere il Corriere sul web, quindi dal vostro browser. Vi spiegherò ora però come poter leggere comodamente il Corriere della Sera e altre riviste e quotidiani in maniera più comoda con l'app Press Reader. Per fare questo, la prima volta dovremo seguire alcuni passaggi, mentre poi ci basterà aprire l'app. Per prima cosa dobbiamo registrarci su Press Reader, quindi clicchiamo in alto a destra su Sign In. Siccome non siamo utenti di Press Reader, dobbiamo cliccare su Nuovo utente e Registrati ora. Compiliamo con i campi richiesti, che sono l'email, una password da annotare e ricordare, il nome e il cognome. Sono i campi richiesti. Gli altri lasciamoli stare. Clicchiamo su Create My Account. Quindi clicchiamo su Sign In e loghiamoci con le credenziali appena create. Vedete, qua in alto a destra compare il mio nome. Questo significa che sono loggato all'interno della piattaforma Press Reader. Potremmo continuare a leggere sul web, ma ci spostiamo sul Play Store o sull'App Store per scaricare l'app Press Reader. Sul nostro tablet o cellulare andiamo nel Play Store o App Store e cerchiamo l'applicazione Press Reader. La selezioniamo e la installiamo. Terminata l'installazione, la apriamo. In basso a destra clicchiamo su Accedi. Clicchiamo su Mail e inseriamo le credenziali che abbiamo appena registrato. Automaticamente la nostra applicazione si sincronizza con Media Library e da qui possiamo comodamente leggere l'edizione del Corriere della Sera. Possiamo anche cliccare sul titolo dell'articolo che ci interessa leggere e leggere in maniera fluida e testuale. Oppure leggere graficamente il quotidiano con una scansione orizzontale. Ma non è finita qui, infatti la Biblioteca Digitale Bresciana si appoggia su Press Reader anche per altri quotidiani e riviste. Possiamo scegliere ad esempio per lingua, scegliere l'italiano e vedere tutto quello che abbiamo a disposizione. Corriere della Sera, Gazzetta, Libero, Il Fatto Quotidiano, ma anche tante riviste. Traveller, Focus, La Cucina Italiana, Wired, Storica, Vanity Fair, AD, Dove, Vogue, Sale e Pepe, Focus Storia. Insomma, sono parecchie le riviste che si possono leggere. E quindi in questo caso basterà cliccare sulla rivista che voglio leggere direttamente sul tuo tablet. Tutto poi si può recuperare dalle riviste e dai giornali che ho scaricato. Conviene poi anche cancellare tutto ciò che ho già letto e che non mi serve più, perché il peso dei file è notevole. Così sarà molto semplice andare a selezionare la propria app Press Reader e leggere il quotidiano direttamente sul tablet con la scansione verticale orizzontale, potendo leggere comodamente dove vuoi, grazie alla Biblioteca Digitale della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.